Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di welfare integrato settore in evoluzione e ne parliamo con Roberto Anzanello, presidente di ELF Italia, e con Marco Giovannini, direttore vendite marketing generali Uelion. Buonasera. Benvenuti, Buongiorno, bentrovati. buonasera. Il welfare è un argomento, diciamo, molto, molto sentito in Italia, anche perché lo Stato da un po' di tempo, un po' di anni, si sta ritirando dalla previdenza, sia dalla previdenza che dalla sanità pubblica, e quindi sta lasciando uno spazio che sta diventando sempre più ampio, lo sta lasciando proprio per gli operatori che vogliono offrire dei servizi proprio di welfare integrativo. Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, adesso ci sono degli spazi che si stanno aprendo proprio nel welfare aziendale e anche nella sanità. E viene richiesto un servizio integrato e le aziende si stanno muovendo, anche le piccole e medie imprese stanno cercando di organizzarsi anche per i benefici fiscali che hanno ricevuto in questi ultimi 2 anni per diminuire i loro costi. Ma vediamo un po' com'è la situazione attuale e come si sta muovendo il settore assicurativo. Anzanello. Allora, io credo che la prima osservazione da fare sia legata al contesto, che forse è molto chiaro, nel senso che numeri e dati, previsioni, danni indicano una sola direzione, cioè il fatto che non sarà più possibile per l'Italia, ma per nessuno Stato al mondo, difatti, garantire l'assistenza sanitaria di qualsiasi genere per tutti i propri cittadini. Questo è un tema a cui noi italiani eravamo sicuramente legati, ma che non sarà più possibile per un fatto numerico, nel senso che l'invecchiamento della popolazione, l'ampliamento dei campi di applicazione della medicina e lo sviluppo tecnologico in campo sanitario che determina la nascita sempre di macchinari sempre più evoluti e anche sempre più costosi, impediscono sostanzialmente a uno Stato di poter sostenere i costi per garantire a tutti i propri cittadini la prestazione sanitaria che necessitano. Questo credo che sia la prima cosa da dire per fare assolutamente chiarezza, perché a volte no, si discute 113 miliardi che lo Stato versa alla sanità pubblica, se fossero di più, se fossero di meno. Il tema vero è che dovrebbero essere molti, ma molti, ma molti di più per garantire la sanità a tutti quanti. Quindi credo che la soluzione sia una soluzione completamente differente e che peraltro il nostro paese ha già avviato da più di 20 anni, parliamo dall'inizio degli anni 90, no? Con incredibile capacità di visione futura, tutti i governi che si sono succeduti, indipendentemente dal loro colore politico, hanno confermato con una serie di interventi legislativi che la soluzione sarebbe stata quella della sanità integrativa, perché non sarebbe più stato più possibile sostenere oltremodo la sanità pubblica. Quindi oggi, grazie alle leggi che hanno costituito i fondi sanitari, che hanno meglio inquadrato la legislazione delle casse di assistenza sanitaria aziendali, che hanno rinforzato l'operato delle società generali di mutuo soccorso, gli italiani hanno la possibilità di tra di loro associarsi in forma mutualistica e mutualmente darsi una copertura di tipo sanitario. Questa strada opera naturalmente in parallelo con quella della sanità pubblica, nel senso che al momento abbiamo la possibilità di mantenere e rafforzare questi due pilastri, dove da un lato la sanità pubblica, i famosi 113 miliardi, che poi diventino 115, 117, poco cambia secondo me, potranno essere indirizzati per sostenere
le persone che ne hanno bisogno, quindi parliamo di bambini, anziani, malati cronici, coloro che avranno il titolo per acquisire il reddito di cittadinanza, perché no, no? No, questa gente potrà, questi cittadini potranno essere sostanzialmente coperti sanitariamente dallo Stato. Questo però prevede che c'è tutta una fascia di popolazione, anche molto ampia, che si rivolge alla sanità integrativa. Già oggi sono oltre 10 milioni di persone, secondo le statistiche, credo che potranno essere sempre di più ad applicare questo tipo di soluzione, che ricordo è fatta dagli enti di sanità integrativa, che sono sostanzialmente tre: i fondi sanitari, le casse di assistenza sanitaria e le società generali di mutuo soccorso. Questi enti, che godono anche di una serie di vantaggi fiscali in quanto enti no profit, potranno affiancare il pilastro della sanità pubblica, garantendo a coloro che vogliono associarsi, a tutti i cittadini, lavoratori e non lavoratori, perché per esempio i fondi sanitari hanno l'adesione dei lavoratori, ma per esempio alle società di mutuo soccorso può anche aderire il singolo cittadino, lui e la sua famiglia sostanzialmente. Ecco che tutte queste persone avranno un'alternativa con la quale sostanzialmente proteggere il diritto alla salute proprio e della propria famiglia. Quindi Giovanni, si parla di welfare sanitario, ma c'è anche tutta la parte del welfare aziendale che comprende Assolutamente. anche la parte previdenziale. Premesso che mi trovo assolutamente d'accordo con quello che diceva il dottor Anzanello, perché ha già sottolineato quelle che sono le problematiche attuali. Solo un commento aggiuntivo vorrei fare sul tema, che ad oggi lo stato di salute del sistema italiano è comunque virtuoso, perché noi spendiamo meno del 9% del PIL investito tra sanità pubblica e privata, mentre altre nazioni come la Francia e la Germania spendono più dell'11%, e ciò riusciamo a farlo con il più basso tasso di mortalità evitabile. Quindi ad oggi funzioniamo ancora bene. Poi ovviamente la diminuzione di investimenti, piuttosto che l'aumento della domanda e l'invecchiamento della popolazione, stanno portando, dove il dottor Anzanello ci stava dicendo, a un bisogno di un sistema integrativo di supporto. E ecco che qui, fortunatamente, grazie alla lungimiranza del nostro regolatore, sono state fatte delle politiche incentivanti per il welfare aziendale. Welfare aziendale, che per quanto riguarda il mondo generale è una prassi ormai consolidata, perché noi ai nostri dipendenti, circa 15.000, offriamo addirittura fino a 70 benefit, e facendoci carico fondamentalmente di questa esperienza cerchiamo di promuovere e promulgare la cultura del welfare aziendale, non solo nel mercato. Abbiamo anche creato un indice di monitoraggio, Welfare Index PMI, per tenere sotto controllo quello che è lo stato di salute, lo stato di applicabilità nelle politiche del welfare, nel tessuto imprenditoriale italiano, ma cerchiamo ovviamente anche con la consulenza e col supporto di spingere gli imprenditori ad investire in welfare, ovviamente per i due motivi che lei ha citato all'inizio, ovviamente per permettere alle aziende di avere, ove possibile, dei risparmi, ma soprattutto per permettere ai propri dipendenti di avere servizi che alternativamente non riuscirebbero ad avere dal sistema sanitario nazionale. Ecco, però nelle grandi aziende è abbastanza consolidata come prassi quella di creare un welfare aziendale, ma nelle piccole e medie imprese italiane, che tra le altre sono l'80% del tessuto imprenditoriale italiano, come si stanno muovendo adesso nei confronti della previdenza? Cioè, lo vedono come anche una possibilità all'interno di poter ridurre dei costi, di scalare con le tasse? Ma guardi, io vi inviterei a fare un breve test con amici conoscenti che avete che si occupano di magari di piccola imprenditoria, se ne avete, eccetera. Allora, la scoperta potrebbe essere interessante, nel senso che manca totalmente l'informazione ancora oggi. Questo è il dato. Quello che diceva prima il dottor Giovannini, che proprio si sta tentando di portare sulla piccola e media impresa la conoscenza e la cultura del possibile sistema alternativo, oggi manca totalmente. Manca totalmente il loro, e ahimè, devo dire che manca
totalmente anche in coloro che li assistono, tipo, voglio dire, i commercialisti o le figure che affiancano l'imprenditore come consulenti, che non hanno sviluppato delle competenze specifiche da questo punto di vista. Mentre oggi una sana politica di welfare e di sanità integrativa può essere un grosso vantaggio per qualsiasi impresa. Anche l'impresa commerciale che gestisce un negozio con 3 dipendenti può essere voglio dire, è sicuramente un'ottima protezione per i lavoratori e contemporaneamente ha un ruolo sociale in quanto alleggerisce lo Stato di tutta una serie di costi che altrimenti lo Stato dovrebbe sostenere e che non potrebbero, e che quindi non potrebbero liberare risorse economiche da rivolgere, da dedicare alle fasce più deboli della popolazione. Quindi c'è un problema di informazione. C'è un problema di informazione. Assolutamente d'accordo, è uno dei motivi principali per cui noi ci stiamo prodigando proprio per cercare di portare questa cultura. Proprio le faccio un esempio: a novembre dell'anno scorso abbiamo organizzato una dinner conversation proprio sul welfare, portando al tavolo da persone che appartengono alle categorie dei sindacati, esperti del settore, imprenditori, persone che investono nel mondo della salute dal punto di vista di nuove start-up innovative, e questo lo facciamo proprio perché la diffusione del concetto di welfare è forse la cosa principale oggi su quale dobbiamo tutti investire per far sì che questo diventi veramente uno strumento alternativo e di supporto, non alternativo, più di supporto e complementare al sistema sanitario nazionale. Però possiamo precisare che come welfare aziendale si intende un servizio, non una serie di prodotti, perché magari sia le imprese che magari anche le stesse reti che erano del settore assicurativo, che magari erano abituate a vendere prodotti, invece devono avere anche loro una cultura a vendere un servizio. Ma allora, Health Italia arriva da un altro mondo perché Health Italia non si occupa di assicurazioni per scelta strategica, ce ne siamo occupati fino al 2013, poi abbiamo deciso di occuparci solo di sanità integrativa, quindi noi arriviamo specificatamente dal mondo della sanità integrativa. Siamo quotati al mercato AIM della Borsa di Milano dal 9 febbraio del 2017, quindi da 2 anni. E sostanzialmente siamo l'unica azienda in Italia che svolge una serie di servizi che sono la promozione della sanità integrativa e la gestione dei clienti che si rivolgono agli enti di sanità integrativa, perché non dimentichiamo che molto importante che gli enti di sanità integrativa sono enti no profit, quindi sono enti che non hanno azionisti, che non possono, hanno soci che valgono col valore vuoto capitario come quelle delle banche popolari, non hanno azionisti, non hanno distribuzione di utili, no? Non sono enti commerciali, quindi sono enti che hanno solo l'obiettivo di mutualizzare una copertura sanitaria fra i propri associati. Noi abbiamo cercato a questo modello di applicare dei principi imprenditoriali proprio nella logica che dicevamo prima di un mercato che si andava ampliando. Sostanzialmente, allora, il vero tema è, e credo anche che il dottor Giovanni possa confermarlo, è che il welfare è vero che è un servizio, ma è il contenitore all'interno del quale si possono collocare tutta una serie di prestazioni. Allora, faccio un esempio: noi che ci occupiamo di sanità integrativa, abbiamo creato, voglio dire, un'area welfare con cui forniamo le aziende ai nostri clienti e quant'altro. Perché? Perché sostanzialmente tramite il servizio welfare possiamo portare anche i nostri prodotti, i nostri servizi di sanità integrativa, che poi credo sia lo stesso obiettivo che ha Wellington di generale, che sia quello non tanto di dare il servizio di welfare, che peraltro
è comunque un servizio da gestire, mi creda, perché non è facilissimo. Certo. Come credo possa confermare il collega, non è facilissimo, perché è un servizio da gestire con tutti i meccanismi abbastanza ampi che, grazie a Dio, fornisce la legislazione vigente, no? Però va gestito con molta attenzione, molto bene. Però ecco, l'obiettivo non è solo quello, quello è il concetto, è il modello, il contenitore entro il quale poi c'è la previdenza, la sanità integrativa e alcune prestazioni che possono essere veicolate dalle aziende che fanno parte del gruppo sostanzialmente. E diciamo un contenitore nel quale comunque la consulenza diventa fondamentale a questo punto. Assolutamente, infatti anche dall'ultimo Investor Day per Generali diventare partner di vita delle persone significa anche saper fare consulenza, saper abbracciare quelli che sono i bisogni della persona a 360 gradi, per quindi risolvere quelli che possono essere o rispondere ai bisogni che possono essere un pochino più disparati, dalla previdenza a ovviamente alla sanità e alla salute, per arrivare fino all'assistenza, soprattutto nel caso della non autosufficienza. Noi in questo vediamo welfare integrato. Ora, per continuare il discorso iniziato dal dottor Anzanello, anche Wellion, anche Generali Wellion è infatti una società di servizi. Parte ovviamente dalla base cliente di Generali. Generali oggi ha circa 3 miliardi di premi nel mondo, diciamo, del welfare integrato, con circa 2 milioni di clienti. Ovviamente che da questa base di partenza è stata fatta una scelta importante, quella scelta di creare Generali Wellion, una startup di fatto nata da uno spin-off di un ramo d'azienda di Generali, ma ovviamente con l'ambizione di essere una startup con l'agilità e le peculiarità caratteristiche delle startup, nasce a fine 2017, quindi anche noi abbiamo un anno di attività, proprio perché vogliamo focalizzare gli investimenti e focalizzare la nostra attenzione su questo tema. E secondo noi quella di fare una scelta coraggiosa, come appunto lanciare una nuova iniziativa che deve stare in piedi, come ha detto il dottor Anzanello, in funzione dell'offerta di welfare nella sua completezza, diventa importante. Le faccio un esempio. Il servizio di welfare può andare dall'erogazione delle cure facilitata, quindi nuovi processi di erogazione delle cure, a servizi di prevenzione innovativa. La nostra offerta quindi abbraccia un catalogo prodotti che è molto più ampio del semplice, diciamo, welfare aziendale, del flexible benefit. Ovviamente è importante, ovviamente è il punto di partenza. Anche noi diffondiamo e commercializziamo piattaforme di flexible benefit all'interno delle aziende, ma quello è solo un primo canale di accesso a tutto un mondo di servizi che stiamo cercando di mettere a disposizione dell'imprenditore, ovviamente dei dipendenti e potenzialmente anche dei propri familiari. Ci sono dei nuovi campi che si possono aprire, dei nuovi spazi. Guarda, le do qualche, un settore in crescita, sicuramente. Guarda, le do ci qualche dato, voglio dire, giusto per capire la dimensione. Allora, io credo che non è che ci sono dei nuovi spazi che si possono aprire, ci sono sicuramente, ma ci sono già. Il dato vero che è questo, no? Nel senso che lei calcoli che in Italia la spesa sanitaria non ancora consolidato, dato 2018, comunque ha superato i 150 miliardi di euro, no? Di questi 113 miliardi sono quelli pagati dallo Stato per la sanità pubblica, quindi rimangono più di sicuramente 47 miliardi di euro, più di 37 miliardi di euro a carico dei cittadini. Qualcuno dice che hanno già superato i 40, ma i dati definitivi del 2017 ancora non ci sono. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli italiani oggi di tasca loro pagano 40 miliardi di prestazioni sanitarie, 40 miliardi di euro, cifra no, che è una cifra immensa. Di questi 40 miliardi, lei calcoli che gestiti dagli enti di sanità integrativa 3 miliardi e mezzo e le compagnie di assicurazione 2 miliardi e mezzo, sono gestiti 6 miliardi. Quindi 34 miliardi sono soldi che ogni famiglia italiana prende, tira fuori e paga. Perché? Perché non sa che c'è la possibilità di intermediare queste spese tramite dei modelli di welfare e di sanità integrativa. Questo è il dato vero. Quindi già oggi, se uno guarda il mercato, c'è un mercato da 30 e passa miliardi di euro, quindi è un mercato importante. Ma il mercato, per il fenomeno che dicevamo prima, per le caratteristiche, l'invecchiamento della popolazione e così via, si amplierà ulteriormente. Quindi, voglio dire, lo spazio è veramente, veramente ampio. Se a questo parlo solo di sanità, lei pensi, se a questo aggiunge
tutte le caratteristiche del welfare che per gli operatori aprono spazi anche nei confronti della previdenza o di ulteriori servizi che possono essere aggiunti, i numeri sono veramente importanti già oggi e diventeranno sempre più importanti. Credo che ci sia una previsione che il mercato cresca in doppia cifra fino al 2030, quindi sì, ricordo un numero al 2025 dei 34 miliardi che citava il dottor Zanero diventeranno 52, quindi 40 di spesa privata che saliranno a 65. Queste sono le cifre più o meno di cui potenzialmente parliamo. Parliamo di un mercato molto ampio, potenzialmente molto ampio che si sta aprendo. E se dovessimo parlare invece di sfide del settore? La prima sfida che noi vediamo dal lato di Generali Wellion è quella della tecnologia, perché sul mondo della salute forse si convogliono il maggior ammontare di investimenti. Ci sono nuove tecnologie che stanno facilitando non solo l'accesso alle cure, ma anche la modalità della cura stessa, anche con forti benefici potenziali per le persone che ne beneficeranno. Questo ovviamente si contrappone alla mancanza di investimenti ovviamente del sistema pubblico. Quindi una grossa sfida che vedo è quella del ruolo delle società come le nostre, ma anche come player ulteriori che vogliono, tra virgolette, aiutare questa tecnologia a diventare disponibile per tutti i cittadini. Le faccio un esempio: noi abbiamo fatto degli investimenti in cui fondamentalmente stiamo portando dei dispositivi robotici per la facilitazione delle cure fisioterapiche che non sono fondamentalmente coperte dal sistema sanitario e che quindi sarebbero di importanza notevole per i cittadini, se nel momento in cui si riesce a facilitare la riabilitazione, la velocità con la quale un cittadino recupera le funzionalità, piuttosto che dal punto di vista ortopedico abbiamo fatto investimenti in società che creano fondamentalmente dei nuovi sistemi di bloccaggio degli arti per facilitare fondamentalmente il recupero. Ecco, sono solo alcuni degli esempi di come noi crediamo che la tecnologia messa al servizio del cittadino e delle strutture sanitarie permetta un forte miglioramento per tutti, tra virgolette, e risponda a una delle sfide più grandi che abbiamo davanti, perché dobbiamo saper far parlare poi queste start-up, queste società con anche il sistema sanitario nazionale. Quindi investimenti privati in tecnologia, e questo favorirà la parte... Assolutamente sì, io condivido esattamente che la sfida più importante sarà la tecnologia. Vorrei dire una cosa però, la sfida tecnologica secondo me è il frutto anche di una sfida culturale, certo. Perché forse vorremmo imparare ogni tanto un po' a recuperare il valore, no? delle sfide culturali rispetto al conto del 2 meno 2 più 2, no? In cui ormai ci siamo tutti indirizzati, nel senso che io credo, allora, in Italia, come in altri paesi del mondo, ma soprattutto in Italia, noi abbiamo assimilato culturalmente un metodo che prevede soggetto malato o cura. Questo è il metodo, quindi io ho un problema, vado dal medico, il medico mi fa la richiesta di un esame, vado a fare l'esame, prendo il mio ticket, eccetera. Allora, questo metodo culturalmente può essere cambiato, perché il metodo corretto sarebbe soggetto sano prevenzione. Questo sarebbe l'approccio culturale sul quale si dovrebbe arrivare. Ma per arrivare a questo approccio il tema qual è? Il tema è che la sanità, io parlo di sanità, non può essere gestita coi tempi e i modi della sanità che non sono quelli dei cittadini, anche perché la vita è cambiata e negli ospedali si cena ancora alle 6 di sera, no? E qualcuno mi dovrebbe spiegare perché, voglio dire, perché, no? Pensate solo a questo. Oppure se io vado al medico, sono malato, mi fa la ricetta, devo fare un esame, devo andare negli orari in cui dice, no, la struttura a qualcuno. No, noi abbiamo pensato una cosa diversa, noi pensiamo che la sfida si giochi sulla tecnologia e condivido completamente, tramite l'accessibilità e la prossimità al cittadino. Quindi noi abbiamo investito privatamente, come azienda privata, in una serie di strutture che si chiamano Health Point, che sono sostanzialmente dei negozi sanitari,
dei quali tramite delle apparecchiature di medicina a distanza si fanno tutta una serie di rilievi sanitari che consentono di valutare al cliente la predisposizione o la possibilità nel tempo di sviluppare qualche patologia e di intervenire preventivamente su queste patologie, perché oggi, come diceva giustamente il dottor Giovannini, la tecnologia offre delle possibilità infinite che tra l'altro si ampliano ogni giorno, no? I device sanitari di altissimo livello, noi facciamo anche prove, voglio dire, che possono essere esami del sangue senza bisogno di fare il prelievo, perché ormai la tecnologia sanitaria ti consente queste cose, la conta di alcuni valori tipici del sangue vengono fatti senza fare nessun plerino. Siccome la legge sulla medicina a distanza, gli indirizzi di legge del governo sulla medicina a distanza consentono di avere un centro servizi e un centro erogatore, ecco che intorno a un centro erogatore, quello dove ci sono i medici per intendere, si potrebbero sviluppare tutta una serie di centri servizi che consentono al cittadino cosa? Accesso, perché ce li hanno vicini e non devono. Ci sono città in cui questo diventa un problema importante, perché se devo fare tre esami e prendo una città come Roma, per dire, che è ampia, no? Se io devo fare tre esami devo andare in tre posti diversi, perdo tre giornate di lavoro. Assolutamente. Se invece io ho la possibilità di accedere magari addirittura in un ufficio dell'azienda in cui vengono fatti questi esami, perché in un rapporto contrattuale di welfare ho sviluppato la possibilità che chi presta il servizio venga a farmelo direttamente in azienda, ecco che favorisco i miei lavoratori, ho favorito l'azienda che non ho lavoratori che perdono le ore di lavoro e quant'altro. Allora, se si va in questa direzione, credo che come si dice, la soluzione possa arrivare presto. Il tema vero è culturale, cioè la tecnologia ci aiuta, io condivido, e lì sarà la sfida. Noi dovremo essere sempre più bravi a garantire sempre maggiori servizi a sempre minori costi, con sempre maggiore precisione, questo è indubbio. Però, voglio dire, bisogna che questo concetto culturalmente si diffonda, perché la gente poi è legata al vecchio modello. Vado al medico, faccio fare la ricetta, vado a fare l'esame, riporto l'esame al medico, mi faccio fare la diagnosi, eccetera. Dove invece oggi vado in un endpoint, faccio l'esame che so che devo fare, mi viene mandato sull'app, sul telefono e nella mia cartella clinica privata, da qualsiasi medico vado glielo posso far vedere, pian piano mi costruisco la storia di tutti i miei esami, il medico ha tutto questo e diventa tutto più snello. Però il cambiamento vero deve essere nella testa delle persone. Assolutamente d'accordo, quello che chiamano l'elf point lo chiamiamo il medicorno, facciamo assolutamente esatto. La stessissima cosa, quindi credo fortemente che questo sia il modello del futuro. Noi infatti stiamo cercando di portare le cure il più vicino possibile al cittadino, come diceva il dottor Nanzanello, quello è fondamentale, anche per liberare una parte della capacity delle strutture sanitarie, certo. Perché ci sono una serie di visite che possono benissimo essere fatte in loco, addirittura dentro l'azienda, certo. Uno dei temi, una delle sfide che stiamo affrontando è proprio quella. Poi la cartella digitale è sicuramente un altro tema, il fatto di poter mettere in forma digitale tutti quelli che sono i dati di un paziente o di una persona facilitano incredibilmente l'accesso alle strutture, tra virgolette, di questa persona ovunque debba andare. E semplifica anche la vita del medico. Ovvio che serve l'apertura dei cittadini a dire accetto, certo. Di avere un database digitale dove di fatto, certo. Ho in storage tutti i miei dati personali. Quindi possiamo dire un cambiamento culturale, molta tecnologia, anzi la tecnologia porta a un cambiamento assoluto culturale e però nuovi anche grandi spazi nella prevenzione. Va bene, ringrazio molto Roberto Anzanello e Marco Giovannini, grazie di essere venuti stasera. Grazie a lei per averci invitato. Tutti, grazie. Alla prossima puntata. Buona serata. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.